Ciao a tutti amici acquariofili, vi do il benvenuto in questo nuovo video di Philos Aquarium. Come sempre vi chiedo come state, spero bene, spero che i vostri pesci siano in piena forma. Sono tornato con un video sui pesci, per fortuna, non ho avuto tantissimo tempo in queste ultime settimane per dedicarmi a dei video specifici e oggi torniamo a parlare di pesci rossi, ma più nello specifico, in particolare, come vi è stato suggerito dal titolo, parliamo della manutenzione del pesce rosso in inverno. Ebbene sì, il pesce rosso, come tutti i pesci in inverno, ha delle necessità particolari. Parliamo di pesci di acqua fredda, quindi che non necessitano per forza di un termoriscaldatore. Sono pesci, sia pesci rossi comuni che oranda, che si adattano a stare a temperature piuttosto basse. Gli oranda un po' meno, i pesci rossi comuni invece vivono e sopravvivono in natura sotto il ghiaccio. In natura è per così dire, perché il pesce rosso che conosciamo noi non esiste in natura, però parliamo di grandi laghetti e laghi in generale. Il pesce rosso sopravvive senza problemi al di sotto della superficie, anche con del ghiaccio, assolutamente, per tutto l'inverno. Qui parliamo di pesci rossi omeomorfi. Differenza tra pesci rossi eteromorfi e omeomorfi ve la lascio qui in alto a destra, su un video già specifico ben descritto sulla differenza tra i due. E invece possiamo aprire anche una piccola parentesi per quanto riguarda gli oranda, che sappiamo, lo dico spesso, sempre nei miei video, hanno delle esigenze diverse, quindi sopportano meno le temperature molto basse, a differenza dei pesci rossi omeomorfi, e quindi bisogna trovare una quadra, specialmente per chi come me ha sia pesci rossi comuni che oranda. Visto che ho solo due pesci rossi comuni e tutto il resto sono oranda, non mi andava di lasciare al freddo sotto il ghiaccio solo due esemplari e lasciare tutti gli altri in casa, al caldo per così dire, ma in casa, quindi in uno spazio coperto. Allora ho deciso di fare così. Ho raggruppato tutti i pesci in questo vascone da 500 litri che usavo per l'allevamento dei guppi quest'estate. L'ho allestita in modo molto molto semplice, molto molto arcaico, come dire, molto grezzo. Ho messo un fondale molto spesso sotto, proprio perché col fatto che i pesci rallentano il loro metabolismo talmente tanto da smettere di nutrirsi, ho cercato di creare qualcosa che sia più simile a un fiume. Per farvi capire, ho cercato di inserire pian piano degli animaletti vivi. Parliamo in particolare di larve di effimera, che da me ci sono anche nelle stagioni fredde, facendo sì che i pesci, anche se senza aver appetito, possano accedere a qualche larvetta che si nasconde all'interno delle rocce. Questo fa sì che rimangano attivi, che rimangano sani e che quindi siano anche stimolati nel cercare cibo anche durante i periodi invernali, che normalmente, quando fa molto molto freddo, il pesce rosso li passa come una sottoforma di letargo, quindi rallenta talmente tanto il metabolismo non solo da smettere di mangiare, ma quasi da smettere di nuotare. Nonostante tutto, i miei pesci sono riusciti a passare l'inverno pur rimanendo sempre attivi, per due motivi. Uno, perché ho cercato di dare loro sempre uno stimolo, quindi proprio con questa graniglia spessa e con l'inserimento mensile di qualche larva di effimera rimanevano attivi, quindi continuavo a cercare cibo. E due, perché non stanno all'esterno, la temperatura sì era fredda, arrivava a temperature di 4-5 gradi, però non andava a ghiacciarsi la superficie. Perché andava a 4-5 gradi? Perché questi pesci non erano ovviamente a casa mia, perché sennò stare in una casa di 5 gradi sarebbe un problema, però erano nella mia scuderia, nell'appartamento della mia scuderia, dove non ci abita nessuno. Lì ho tutto lo spazio che voglio per gli acquari, quindi li ho tenuti lì, e lì non c'è nessun riscaldamento, non c'è niente, quindi la temperatura era semplicemente quella esterna ma un po' più protetta, quindi l'acqua non ghiacciava ma la temperatura era sempre fredda fredda. Però nonostante tutto i miei pesci sono rimasti molto attivi. Perché sono molto contento di questa nuova idea? Per chi mi segue da almeno un annetto sa che io d'inverno i pesci rossi li tenevo tutti in un acquario, in un acquario da 85 litri. Tutti questi pesci in un 85 litri era veramente, veramente poco. Quest'anno ho avuto la possibilità di gestirmi a livello di spazi e poter tenere all'esterno anche questo vascone bianco da 500 litri, che mi ha consentito di tenere i pesci in uno spazio largo, tenerli in modo più naturale possibile, quindi riuscendo ad avere anche un sacco di belle alghe filamentose che quasi tutti odiano ma che io amo, e senza avere perdite. Sincero,
Io tutti gli anni perdevo dei pesci rossi in inverno, perché essendo stati abituati sempre a stare autunno, estate e primavera all'esterno, stare i 3 mesi invernale dentro, molte volte si ammalavano. E gran parte dei miei pesci rossi, a parte Kohaku, li ho persi tutti in inverno i miei pesci rossi. Non me ne è mai morto uno in estate, tranne Kohaku, che, per chi non sapesse, Kohaku è il padre di questi pesci che state vedendo qua. Tutti gli altri, se no, mi sono morti in inverno in acquario, per due motivi. Uno, lo sbalzo di ambiente, quindi l'ambiente era molto diverso, era più stretto, non era molto bello. E poi proprio per il fatto che erano tanti pesci in una vasca, quindi non ne valeva la pena. Per vedere questo acquario vi lascio qua in alto a destra una diretta, se mi ricordo di inserirla, così potete vedere come stavano. Non stavano proprio malissimo, però non ne valeva proprio la pena. Il fondale è sempre lo stesso, quindi erano di graniglia molto spessa e niente. Quindi cosa ho fatto in breve? Ho fatto un nuovo inverno per i miei pesci, un inverno più secondo le loro esigenze, perché a casa mia, quando stavano in inverno in acquario, l'acqua non andava mai sotto i 15 gradi, rimaneva sempre stabile più o meno 17, eravamo lì, quindi non c'era un cambiamento di temperatura tipico della stagione. Perché anche questo è molto importante, i pesci sono abitudinari, i pesci conoscono gli andamenti delle temperature tra estate, autunno, primavera, inverno e così via. Hanno una routine stagionale, annuale, quindi è giusto che vada tutto come natura comanda, che in inverno faccia freddo, che in estate faccia caldo. Questo è molto importante. Infatti secondo me chiunque allevi pesci rossi deve mettere in considerazione proprio questo, che in estate è giusto che siano in un acquario al caldo e tutto, ma secondo me in inverno, salvo varietà particolarmente selezionate, devono avere la possibilità di fare questo cosiddetto letargo, perché è molto importante per loro. Questo pochi lo sanno, ma questo letargo li fortifica, perché migliora e aumenta il loro sistema immunitario. E questo non è che equivalga solo per i pesci, vale anche per altri animali che vanno in un cosiddetto letargo. Io parlo anche di tartarughe, per esempio. Io anni fa avevo delle tartarughe di terra e tutti mi dicevano: mi raccomando Filippo, fagli fare il letargo, perché il letargo le fortifica, le fa crescere meglio. Molta gente per pigrizia, per evitare rischi, perché è pur sempre un rischio il letargo, eh? I pesci non mangiano quasi niente per 3 mesi. E non li faceva fare il letargo, poi magari d'estate c'era un problema del guscio molle, problemi vari, e quindi le tartarughe veramente si ammalavano facilmente. Questo è quello anche per i pesci, quindi è importante che in inverno patiscano un po' di freddo, ecco, è nella loro natura, salvo oranda di varietà particolari. Per i pesci rossi omeomorfi secondo me è obbligatorio, per gli altri è una scelta. Però anche per questi oranda hanno passato veramente bene l'inverno, sono contento perché è il primo anno che non perdo neanche un pesce in inverno. C'è da dire che, allora, visto che la temperatura non li faceva andare in un vero e proprio letargo, perché, come ho detto prima, continuavano ad essere attivi questi pesci, gli davo da mangiare 2, massimo 3 volte al mese. Gli davo queste larvette che ho già detto, larve di effimera, ve lo scrivo anche qua sotto, effimera, che sono delle larve di una specie di moscerino molto comune nelle campagne italiane, e gli davo o le pastiglie per locaridi e pesci da fondo in generale, che quelle sono anche molto ricche di fibre, che la fibra va molto bene, e, oppure della artemia liofilizzata per dare un po' di proteine. Ma nient'altro, ripeto, 3 volte al mese mangiavano. Li vedete dimagriti? Non penso. Andate a vedere i video in estate, erano così. L'unica cosa che cambia è il nuoto. Ovviamente il nuoto qua è molto più lento, come vedete qua Fuji. È molto lento, irregolare, ma questo è normale perché, cacchio, faceva sempre freddo, eh? Importante specificarlo. È importante però dosarsi, bisogna osservare i pesci e capire quando è il momento di o fermare completamente l'alimentazione oppure di dare veramente poco, perché c'è quel momento in cui i pesci non mangiano proprio. Se invece i pesci continuano a spilucare quello che gli dai, continuate a dargli da mangiare. Quando vedete che avanzano un po', vuol dire che è troppo. Finché non avanzano, è giusto che mangino. Questo in inverno, perché sennò in estate vi crepano se mangiano così tanto. Quindi questo è il consiglio che vi do. E nient'altro. Per quanto riguarda le novità, potete vedere che stanno tutti bene. Quello che sta meglio di tutti è Mystery,
che è il pesce rosso grigio, rosso ma grigio, quindi un pesce misterioso perché non so chi siano i genitori, me lo sono ritrovato in laghetto un giorno, poi su Instagram vedete le sue stories, vi tengo sempre aggiornati, e niente, e poi per le novità estive, ovviamente aspetteremo l'estate, ma ci saranno delle novità. Prima di terminare, come sempre, vi invito a iscrivervi al canale perché stiamo arrivando ai 4.000 iscritti. Dai che manca poco. Un saluto a tutti e ci vediamo nel prossimo episodio di Filos Aquarium. Ciao!